Abbiamo il grande piacere di avere con noi Camilla Filippi. Ciao Camilla, come stai? Come è iniziato questo 2023? Sto bene, è iniziato bene visto che appunto è arrivata una cagnolina nuova e perché il 5 gennaio è uscito, sono Lillo. E quindi insomma direi bene lavorativamente parlando, bene negli affetti. Allora, sono Lillo, appunto, tu hai la parte della sorella, Della moglie. della moglie di Lillo. E che esperienza è stata? Se è stato divertente il set e come ti sei trovata con gli altri attori? Beh, sì, è stata ovviamente un'esperienza molto piacevole, molto divertente e poi appunto c'era un cast stellare, era una commedia, diciamo, tendenzialmente a me vengono dati ruoli abbastanza drammatici. E raramente leggeri, quindi è stato bello. E poi, appunto, Claudia, il mio personaggio, mi divertiva molto perché io sono una salutista e sono una sportiva, però sono anche molto democratica. Ad esempio, io non mangio carne, però ai miei figli la cucino perché penso sempre che, appunto, le mie scelte debbano essere mie, no? Io non mi posso permettere di imporre le mie scelte. Allora invece mi divertiva fare un personaggio che era intransigente, a differenza mia, cioè che aveva anche degli ideali buoni, però messi in campo in maniera molto sbagliata. Certo, e Sono Lillo arriva attraverso quella che poi è un po' una, tra virgolette, chiamiamola moda, ma forse non è la parola giusta del momento, cioè alcuni programmi televisivi creano viralità e quindi poi si va a sviluppare quei personaggi che funzionano. Cosa pensi di questo? Mi riferisco ovviamente a LOL e a Lillo e a tutto il suo percorso. Penso che sia giusto, soprattutto nel momento in cui viene fatta una scelta come è fatta io sono Lillo, nel senso che Lillo, diciamo, il LOL, soprattutto uno scioglilingua, afferma il suo personaggio di Posaman e arriva però a fare una serie nella quale Lillo va in crisi con il personaggio di Posaman, quindi non è una serie fatta di sketch di Posaman, no? Di Lillo che fa Posaman, ma c'è una storia, ci sono vari livelli di lettura, c'è profondità, quindi è una serie vera in cui poi viene usato intelligentemente sia il personaggio che il comico. Questo trovo che sia una scelta intelligente e anche giusta e moderna. Certo. Sarebbe stato, diciamo, a mio gusto personale, meno interessante vedere una serie in cui c'era solo il personaggio di Posame, no? Che Certo, poneva delle gag. Invece è proprio stato dato uno spessore e certo. una bella chiave. Siamo in una fase che mi sento di affermare che sia post reality show, cioè nel senso il reality show come l'avevamo conosciuto all'inizio del nuovo millennio, parlo soprattutto del Grande Fratello, ha un po' stancato come format, ma alla fine la volontà e la voglia del pubblico è sapere un po' gli affari degli altri, quindi si è passati dal Grande Fratello al Grande Fratello VIP. E in questo senso anche le serie TV mi sento di dire che cercano di entrare un po' nella vita dei personaggi come Lillo, anche Vita di Carlo con Carlo Verdone. E perché c'è questo interesse più che alle storie, anche magari che poi sono storie anche di fantasia, perché anche Vita di Carlo sì, dirà qualcosa anche della vita di Verdone, però non è proprio la sua biografia come così con Lillo. Però perché c'è questo interesse sempre ad andare a scoprire un po' un atteggiamento voyeristico, ecco, mettiamolo. Guarda, non so dirtelo, è chiaro che Carlo Verdone e Lillo, no, sono magari in modi diversi, però sono due icone, no? E quindi non sono attori
solo grandi attori, no? Cioè, quando sconfini nell'icona, no? Allora poi, cioè, forse è normale avere un certo interesse, come puoi avere l'interesse verso alcuni sportivi, soprattutto appunto nel caso di Carlo Verdone, è famoso per la sua regia, per il suo recitare, ma anche per l'essere ipocondriaco, no? E quindi forse quel lato che nella serie poi esce, no, con tutte le sue strutture mentali, diventa interessante e appunto non so bene dirti se sia giusto o sbagliato, cioè non ho un pensiero rispetto a questo, se non che quando si fa in maniera intelligente, come ogni cosa, secondo me non è una cosa sbagliata, ecco. Certo. Senti, mi hai detto che ti fanno fare sempre ruoli drammatici, ma tu LOL lo faresti? E come... e se saresti in grado di resistere, ecco. Allora, innanzitutto eliminata dopo 2 secondi, non sarei proprio in grado. E poi no, allora a LOL entrano dei comici che poi fanno anche gli attori, che penso sia una cosa diversa. Io sono un'attrice che ha bisogno di un copione per fare la commedia. Non so, poi magari 2 cose riuscirei a farle anch'io, diciamo. Però, insomma, lascio per ora lascio spazio a chi ha delle skill migliori delle mie. Però, appunto, fare la commedia, io ho una leggerezza nella vita e ho proprio una leggerezza nell'affrontare la vita che mi fa stare a mio agio all'interno della commedia, cioè tutto può succedere. C'erano delle parti di commedia dove io mi sono sentita assolutamente serena, tranquilla e mi sono divertita anche. Mi apri la porta per una domanda un po' scontata, ma te la devo fare. Impossibile una quarta stagione perché continuano anche a chiederci perché ha avuto un successo straordinario e quei personaggi sono rimasti nel cuore di molti. Niente definitivo nella vita, ma lo vedo veramente improbabile, per delle dinamiche che vanno al di là della nostra volontà. Devo anche dire che forse è bene così, nel senso che le cose belle devono finire finché sono belle, perché invece magari continuare rischiando di tradire quello che è stato il cuore di questa serie, perché poi andare avanti con le stagioni comporta delle difficoltà proprio narrative, di scrittura e tutto quanto, forse allora è meglio aver smesso nel momento più alto. Però anche Boris era successa un po' la stessa cosa, poi sappiamo come è andata a finire, quindi noi ci Esatto. continuiamo a sperare, ecco, noi ci Però continuiamo. Boris ha necessitato di quanto? 10 anni Sì, di... Ci esatto. vediamo fra 10 anni, allora, a fare un TPS 4. Senti, l'ultimo film che ti ha visto al cinema mi ha colpito particolarmente, volevo appunto che mi raccontavi un po' della Stanza. A proposito di commedia, Esatto. dicevi? Guarda, La Stanza è stato un film che abbiamo fatto in 17 giorni. Ci avevano appena liberati dal primo lockdown, quindi non era proprio diciamo, una situazione tranquilla. È un film che ho amato molto, un personaggio che ho amato molto, è stato molto complesso, psicologicamente tostissimo, ho avuto grandi attori accanto, eravamo 3 attori e il quarto attore che era la casa dentro la quale, diciamo, il film si svolge totalmente senza avere un attimo di respiro esterno. L'ho amato anche perché è un film molto psicologico, introspettivo, che lascia poi molto allo sguardo del pubblico
l'interpretazione. Ognuno, ho sentito tante idee diverse rispetto al finale di questo film. Appunto c'era Guido Caprino, c'era Edoardo Pesce e poi appunto ero diretta da Stefano Lodovichi, che poi è anche mio marito nella vita. E lavorare, io amo molto lavorare con persone che conosco e con le quali c'è un rapporto, perché tutto diventa più semplice. Cioè, anche su Sono Lillo, ho fatto una scena sola in cui ho rincontrato Pietro Sermonti. Cioè, il fatto che noi siamo comunque una famiglia, no? E c'è dell'affetto, semplifica ogni dinamica nel lavorare. Cioè, chi dice, oddio, lavorare con la propria compagna, con il proprio marito. Io sto bene all'interno della mia famiglia, quindi Certo. per me è brutto lavorare con mio marito e soprattutto lavorare con persone che conosco, non solo, cioè sulla stanza c'era Daniela Tartari ai capelli e Daria al trucco, sono persone che conosco, di cui mi fido, cioè quando c'è un gruppo che è solido, secondo me è un valore aggiunto al Diceva risultato un po' finale. squadra che vince non si cambia, si diceva nel calcio un tempo, più o meno lo stesso ragionamento. Senti, Esatto. hanno finito da poco, quali sono stati i film che ti hanno colpito nel 22? Oh, no, te ne dico uno perché andrei a rivederlo tutti i giorni. Ho visto il film di Spielberg, sono proprio impazzita, impazzita, proprio impazzita, impazzita. Ecco, è un film, sono i film che piacciono a me perché, cioè, è una storia che può essere universale, è una storia che parla di famiglia, è una storia che parla di sogni. È una storia che parla di come affrontare i propri lutti, no? I lutti sono i grandi dolori, non per forza la morte di qualcuno, facendo però spettacolo, perché comunque ha unito tutto quanto. Ecco, l'ho amato perché c'è dolore, leggerezza, bellezza e tutto quello che ho detto prima, che è un po' una versione meno, senza chiaramente una parte onirica, però del film di Sorrentino l'anno scorso. È bello, strano, interessante vedere come dei grandi registi arrivano a una certa età e sentano la necessità comunque di raccontare la parte intima di loro stessi. Che si Cioè, mi riallaccia un sembra. po' al discorso di prima, no? Eh sì, esatto. Lo trovo bello e trovo anche che dia un senso all'arte in generale. A cosa stai lavorando ora? Se si può sapere, ovviamente. Sì. Allora, il 14 febbraio, penso, una cosa del genere, uscirà all'interno di una serie di documentari per Sky Arte, che si chiama Io e Lei. Questo documentario che ho fatto su Giulietta Masina, che proprio ho amato follemente fare, forse una delle cose che mi è piaciuta di fare di più nella mia carriera, perché la Masina nel 2021 era il suo centenario, non è stata celebrata come avrebbe dovuto essere, perché appunto era la moglie di Fellini. Forse è stata un po' troppo sottovalutata. Io penso, dopo quello che ho visto, studiato e sentito sulla Masina, che insomma la domanda da porsi è non tanto cosa sarebbe stata Giulietta Masina senza Fellini, ma cosa sarebbe stato Fellini senza Giulietta, perché lei ha avuto un ruolo fondamentale e tanta della carriera di Fellini è grazie a Giulietta. E, appunto, questo. E poi dal 21 febbraio al 26 febbraio, forse 27, sarò in scena al Teatro Hof Hof di Roma, a Via Giulia, con uno spettacolo che si chiama Non esistono piccole donne.
che è un monologo, la regia di Susi Laude. Faccio sei personaggi che hanno cambiato volontariamente o involontariamente la storia della donna e si lega molto anche appunto al ruolo della Masina, no? A questa cosa del patriarcato e di quanto ci è stato levato e ancora ci viene levato. E poi uscirà Christian 2. Poi ho finito di girare un documentario in co-regia con Andrea Bacci su un'associazione che si chiama Andrea Tudiscollus, che è l'associazione che diciamo supporto da anni, che si occupa di ospitare bambini che hanno gravi patologie. Ed è un piccolo documentario che racconta in maniera umana quella che si chiama emergenza, un'emergenza che c'è, che è la migrazione sanitaria. Molte persone si muovono in tutta Italia e anche da tutto il mondo per andare in alcuni ospedali a fare delle cure. Legato appunto poi ai bambini c'è sempre una sensazione di ansia da parte delle persone, non che non ci sia, però la casa di Andrea, che è il luogo dove i bambini sono ospitati, è un luogo pieno di vita rispetto a quello che uno si immagina, e noi abbiamo deciso di raccontare la vita. E in più, sempre con Andrea Bacci, stiamo scrivendo questo documentario che parla di autismo, partendo dalla storia di Leone, che è il figlio di Vanessa Bozzacchi, che è un bambino di 9 anni nello spettro autistico e non verbale, e ci piaceva raccontare una forma di autismo che spesso non viene raccontata, sempre per tornare, perché tutto è legato nella vita, in tutto può succedere. Io sono madre di un ragazzino nello spettro autistico che è Asperger. Essere Asperger significa, no, comunque spesso riuscire ad avere una socialità e avere un'indipendenza, come Rain Man, no? Difficilmente invece viene raccontato lo spettro autistico in quella dimensione che è più complicata, perché appunto quando non si è verbali, quando si ha bisogno sempre di avere qualcuno, è una macchina, diciamo, molto più complessa nella gestione. Allora volevamo raccontare il lato umano di queste situazioni, e questo è quello che sto facendo. Poi chi vivrà vedrà. Senti, per chiudere, hai parlato di grandissime donne, non posso chiederti un pensiero su Gina Lollobrigida. È difficile dire qualcosa, è stata una grande icona, appunto, a proposito di icone. Una grande donna, una grande attrice, molto libera e senza paura, appunto. Quindi penso che, non lo so, se guardo la sua vita, ha avuto una bella carriera, sembra una bella vita, e ha avuto la possibilità di vivere tanto, e quindi credo che, insomma, non lo so, è sempre una perdita, ovviamente, però ha chiuso un cerchio, e la vita è fatta di cerchio, credo molto negli inizi, ma anche nelle fini. Certo. Ti ringrazio tantissimo, è stato un vero piacere averti qui con noi. Grazie a te, vi presento anche Carla, la mia nuova bambina. Ciao a tutti, ciao.